Beh, ci vediamo dopo. Aspetta, papà, vi devo dire una cosa. Ho detto dopo. Tommaso, non dire niente. Io ci ho provato. Vado in fabbrica tutte le mattine. Lavoro. Tocco la pasta, come dice la nonna. Vedo le scatole che partono per tutto il mondo. Ma non mi importa. Non sento niente. Di notte, mentre voi dormite, qua dentro sapete che faccio? Scrivo. Le cose che vedo, quelle che penso, quelle che voglio dire. Diventano vere. Riesco a dire quello che sento. Come io nella vita a voce non riesco a fare. Sì, perché io non so parlare. Anche con voi, per esempio, quando mi fate una domanda, mi viene voglia di dirvi aspettate un attimo. Adesso vado di là, la scrivo, ve la faccio leggere, così magari mi capite. Riesco a spiegarmi meglio. Questo voglio fare nella mia vita. Voglio scrivere. Qualche giorno fa a Roma mi è arrivata una lettera. Dice che non pubblicheranno il romanzo che ho scritto. Non gli piace. Ma a me non importa. Ne scriverò un altro ancora. E se non me li pubblicano, vuol dire che continuerò a scrivere per me. Ecco, ve l'ho detto. Questo è.